saluto e buona giornata a tutti gli spettatori che ci stanno guardando. Come stai? Sebastiano Laverde, partito indefinito, lista civica Brianza. Presidente della lista civica Monza e Brianza. Benissimo. E Ale, arrembante, come del resto arrembantissimo, ha perso i capelli in nottata, il nostro Gianmarco Senna. Ale, Lega Nord. Buongiorno, sono il dottor Gianpaolo Bernasconi, parlo da Falloppio. Oggi è il 14 dicembre 2015, questo è il giornale di oggi. Volevo dire due parole sul terrorismo islamico e sugli islamici. Attualmente il problema non sono i musulmani moderati, cioè i cosiddetti, coloro che hanno una religione diversa da quella cristiana e giudaica, ma sono moderati, quindi musulmani, ma sono gli islamisti, quindi sono i terroristi. Quindi bisogna saper distinguere tra musulmano moderato e islamista, quindi tra l'uomo di pace e il terrorista. E questa è una cosa riguardo all'Islam, dato che viene fatto una confusione tra il terrorista islamico e il musulmano, che il musulmano può essere benissimo un uomo di pace. E questo è un primo ragionamento sul perché bisogna distinguere tra islamista che è terrorista e il musulmano che non è terrorista, quindi musulmano moderato. E questo lo dico perché in passato ci sono state delle incomprensioni con gli islamici in relazione ad esempio alle moschee. Fino adesso la Costituzione italiana riconosce la libertà di culto e quindi i musulmani hanno diritto alle moschee, a meno che non si dimostri che all'interno delle moschee non vi siano degli islamici, ossia non si faccia professione di islamismo, ossia di terrorismo. E questo è un primo punto. Poi volevo dire una seconda cosa sulla situazione dei mercati. Avevo già detto in passato che sui quattro mercati, azioni, obbligazioni, valute e materie prime, abbiamo una situazione di azioni sopravvalutate, quindi l'indice Dow Jones americano è sopravvalutato, una situazione di oro sottovalutato, di materie prime sottovalutate, una situazione di dollaro sopravvalutato e una situazione di obbligazioni, mercato obbligazionale T-bond americano sopravvalutato. Quindi adesso il 16 dicembre 2015 sarà la Fed che dovrebbe alzare i tassi e i tassi comunque dovrebbero iniziare a risalire. Questo implica un crollo del mercato azionario, quindi a sfavore del mercato azionario globale, quindi del Dow Jones e degli indici europei, c'è un rialzo dei tassi e un ciclo negativo di borsa. Quindi ci dovrebbe essere nel 2016 una situazione di azioni, di mercato azionario in discesa, di oro al rialzo e di materie prime al rialzo. E questo lo dico perché per testimoniare come la crisi non sia finita, ma i primi bagliori di luce in relazione alla crisi si avranno nel 2019. Quindi la crisi rimarrà ancora forte, i mercati azionari sono per il 2016-2017 sono previsti al ribasso e addirittura ci può essere un problema di crollo del mercato azionario in relazione al rialzo ai tassi in risalita. E in tutto questo l'oro ne può essere beneficiario, quindi l'oro e le azioni delle minerarie, le azioni come titoli delle miniere d'oro e titoli delle materie prime. Vi ringrazio, buongiorno.